quello che devo fare e cambiano soprattutto i format visivi, perché posso spaziare dal videoclip musicale, proprio to court, fino al documentario, per arrivare alla pura fiction. E con una disinvoltura che ovviamente viene data soltanto da una conoscenza forte di questo linguaggio, che è quello che io vorrei proporre qua, o quantomeno provocare qui l'interesse verso tutte queste le forme del linguaggio, perché queste sono possibilità per voi. Se invece vi interessa che la camera sia un occhio, la cui presenza diventa fisica, tangibile, bisogna lavorare in tutt'altro modo. Un documentario è altrettanto narrativo, un video di musica, un music video, un clip, un videoclip può essere altrettanto narrativo, fino anche un'installazione con schermi di colore può essere narrativo. Lì ci sono altri agenti che entrano in ballo, che sono il colore, la forma, il ritmo, il tipo di percezione che stiamo provocando nello spettatore, ma non per questo non stiamo parlando di narrazione. Il concetto di narrazione è un contenitore veramente molto aperto, molto attuale anche come dibattito, perché ci si ricerca molto su questo concetto, e io sono piuttosto convinta che anche l'assenza di determinati elementi che sono principi della struttura di un film, per esempio, che sono appunto una sceneggiatura, un plot narrativo, anche in assenza di questi elementi stiamo comunque narrando. Vorrei che mi spiegaste che tipo di progetto volete fare, con termini molto concreti. Sarà un corto di 5 minuti, di fiction, bianco e nero, non so cosa. È un progetto che mette in relazione cose e crea una relazione con il pubblico. Non è solo un progetto sul discorso del gelato piuttosto che del consumare. Ok, quindi sì, quanto prima, e se hai una location poi possiamo lavorare. Vedi come sono belle però le sue immagini, molto fredde, le poi nordiche eccetera, però sono molto belle. Quel laterale, va? Parti con me. Un po' più avanti, dice. Azione. Ecco, cerca di strisciare di più con i piedi, sentilo di più il terreno. Brava, ecco, poi ragazzi. Ok, allora questa cosa del respiro, i grandi attori lo sanno fare, le modelle, le vedine e quelle universitarie che abbiamo di attrici non lo sanno fare. Qual è il punto? Facciamo, diamo delle informazioni all'operatore sbagliato, che succederà continuamente con i non professionisti. Per esempio, Elio mi fa, seguimi. Che altrimenti è tutto buio, indagare uno spazio che dovrebbe essere anche uno spazio architettonico, cioè una stanza con degli oggetti. Invece separare video da audio, ci clicchi sopra, fai sempre il fiorellino e la L. Ed è successa una cosa, se lo rifaccio risuccede. Quando succede questa cosa, adesso puoi spostarti loro separatamente. Se hai fatto un errore, fiorellino e Z. Thank you.
di sporcare. Lavoro anche io tutti e due, però non c'è gara. Ma se ho quel desktop che è potente, è un bel pezzo, praticamente, è una potenza estrema. Cioè, solo per il fatto che questa la telecamera. Una tocca a me. Cioè, solo per questo. Una bella sedata. Però adesso ti faccio vedere come in realtà sarà molto più conveniente andare nel senso del caldo. Però te lo faccio vedere che neanche è male. Anna, appaga il tuo! Perché comunque non è brutta, dobbiamo ancora andare indietro, però poi te la faccio vedere. Sto proprio qui. No, aspetta. Poi come esposizione come fa? Fa tutto lui? No, preso sì, è automatico, però se vuoi possiamo mettiamolo regolarlo in manuale, sì, perché non vedo. Allora, se lo tengo però diventa una macchia scura questo qua. Io direi, allora, che potremmo fare, chiaro, una ripresa intanto e poi magari fare apparire in qualche modo. Perlomeno a noi ci piacciono, sa, sono i martini. Non si vedono i piatti qui? Da quale? Se non ce l'hai qui. Manca? Ovviamente da poco manca di qui. Mangiate un po' più di
Ah, Melania,